Ci siamo? Siamo live? È partita? Che dite? Mi pare proprio di sì. È partita. Buonasera a tutti. Ciao! Ciao! Buonasera dal canale YouTube La Fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi, o come dirò domani sera quando pubblicherò, vedrete un video in inglese, ho preparato anche lo spot in inglese. Yeah! Bene, buonasera a tutti, benvenuti, che bello vedervi tutti qua. Oggi parleremo di proporzionalità, diretta e inversa, è una bella live di matematica, cerchiamo di chiarire tutto quello che riguarda la parte di matematica di proporzionalità. Questa è una lezione super importante, vi servirà un sacco per i compiti di matematica, per i compiti di fisica, è super trasversale perché serve per le scuole medie, per le scuole superiori, cioè voglio dire ragazzi, per l'università, perché c'è gente che ancora non ha chiaro cosa significa mettere grandezze a confronto, fisiche, matematiche, chimiche, quello che volete. E quindi fantastica lezione. Intanto, come sempre, ricordatevelo, il mio cuore è vostro, siete fantastici. Benvenuti sul canale YouTube La Fisica che ci piace. Mettete like, condividete, commentate. Ragazzi, sostenete la scienza, sostenete questo modo nuovo di fare scienza, di imparare la fisica e la matematica, che sono due materie meravigliose, bellissime, stupende. Intanto mi voglio dedicare, ovviamente, a salutare ognuno di voi perché lo meritate. Grazie per essere qua, naturalmente. Quindi ringrazio e saluto Enea, Venom, buonasera Francesco, ciao Marco, ciao Alessio, come stai? Ciao Anton Giulio, ciao Danny, benvenuto. Ciao Firefox now. Boom! Ciao Federica, ciao Gaia, ciao Gabriele, ciao Danny, ciao Francesca, ciao Domenico, ciao Jonathan, mamma mia, fantastico, meraviglioso. Ah, intanto vi devo dare una bellissima notizia. Mi dice giustamente Venom di mostrare il suo logo e lo voglio fare. Ti ringrazio per aver creato questo logo. Invito tutti quanti a elaborare idee per il canale YouTube La Fisica che ci piace. Siete ben accetti. Come diceva Venom in classe, insomma, ne parlavamo. C'è un gruppo di grafici che sta lavorando con me perché ci sono delle belle idee che riguardano il mio canale. Però è giusto che io vi mostri il suo logo. Arrivo subito. Recupero. Eccomi qua. Recupero l'iPad, eccomi, perché lo faccio subito. Venom, in tuo onore, ti ringrazio tantissimo per aver fatto questa cosa per me. E mi piace moltissimo. Ma guardate, fantastico! Che meraviglia! Adoro! Adoro questa cosa! Guardate che bello! Un logo creato da uno dei miei fan! Uno dei miei fan! Venom, yeah! Vi faccio vedere che ci sono anch'io qua. Aspettate, ci sono io con gli occhiali da sole. Andate a prendere una mia immagine, credo addirittura da Instagram. Vi ricordo Instagram, c'è et la fisica che ci piace. Dai, bellissimo, grazie Venom, super commosso, grazie mille. Giuseppina, ciao, ti ho invidiato quando eri al CERN. Buonasera, prof, grazie. Fantastico, il CERN è un posto meraviglioso. Andate a Ginevra, andate a visitare il CERN, è un posto stupendo, vi darà tanta possibilità di aprire la vostra mente. Come si sente? Si sente bene? Io sono sempre con il mio fantastico microfono, sentiamo come si sente. Penso che si senta bene, tutto a posto? Ok, ciao Vincenzo. Ciao Giuseppina, naturalmente. Si sente bene? Perfetto, mi dicono di sì. Ok. Allora ragazzi, lavoriamo, forza! Entriamo nel vivo di questa live. Proporzionalità diretta e inversa. Da oggi sarete super esperti in matematica e in fisica nello studiare, nel fare esercizi, interrogazioni, compiti in classe su questo argomento. Tranquilli. Allora, hello prof, how are you? Fine, thanks, and you? Grazie, ciao Domenico, mi piace. Stimolatemi anche nella conversazione in English. Why not? We can start to have a conversation, to talk in English. I would prefer, instead of talking in Italian, during all the day, sempre a parlare italiano, parliamo un po' altre lingue, che ci piace assai. Allora, intanto, come avete potuto notare, ho fatto uno specchietto, quindi già partiamo con illustrare alcune cose. Parleremo di proporzionalità
cos'è la proporzionalità diretta e cos'è la proporzionalità inversa a livello proprio di idea matematica. Ci facciamo questo tipo di chiacchierata, vi faccio qualche domanda così per sfatare qualche luogo comune. Dopodiché, nella seconda parte della live, faccio un paio di esercizi. Li fate insieme a me, così vedete come costruire, ad esempio, tramite una formula in cui ci sono grandezze che non devono essere necessariamente y ed x, ma possono essere grandezze con simboli differenti, come è possibile sviluppare un esercizio per costruire un grafico di proporzionalità, un piano cartesiano, fare una tabella, eccetera, eccetera. Allora, pronti? Partiamo. Pronti partenza? Via. Ho già una domanda per voi. Pronti a smanettare sulla chat box e a rispondere? Intanto dedichiamoci alla proporzionalità diretta. Cioè guardiamo questa fascia sinistra della nostra tabella. Come potete vedere, ho preparato una definizione, una formula. Qui c'è un punto esclamativo, faremo qualcosa qui in mezzo. Un grafico, quindi un piano cartesiano nel quale ci sono le due grandezze, fra le quali c'è questa proporzionalità, e qui mi sono lasciato uno spazio per scrivere giusto un paio di esempi. Domanda, ve la faccio, scrivetemi, rispondetemi, così, ad istinto, non googolate, pensate a quello che già sapete. Quando due grandezze sono direttamente proporzionali? Via le telefonate. Dai, quando due grandezze sono direttamente proporzionali, stavo a dire inversamente. Allora, scrive Gabriele, quando, allora scrive una grandezza direttamente proporzionale a un'altra quando raddoppia la prima e raddoppia la seconda. Perfetto, triplica o quadruplica, ovviamente. Ciao, ciao RSI, Propels. Quando il loro rapporto è costante, mi dice Jonathan. All right. Dice Adri quando sono simili, dice Enea quando all'aumentare dell'una aumenta anche l'altra, dice Federica quando al variare di una varia anche l'altra proporzionalmente, Anton Giulio quando all'aumentare dell'una aumenta l'altra, quindi insomma come potete vedere anche Gaia state ruotando intorno ad un concetto, aumenta una, aumenta l'altra, raddoppia una, raddoppia l'altra. Allora ragazzi, diciamo una cosa, non è sbagliato, però è più corretto quello che ha detto Jonathan. Jonathan ha detto, due grandezze sono direttamente proporzionali quando il loro rapporto è costante. Teniamoci questa che ci piace assai, però lo dobbiamo capire. Allora, come potete vedere, io vi ho già scritto definizione rapporto costante. Sono proporzionali quando il loro rapporto è costante. Ma come potete notare, la formula che io ho scritto, in cui le due grandezze sono la y e la x, mi dice y uguale kx. Perfetto, qui c'è un per, naturalmente. Qui c'è un per, è ovvio. Quando non c'è niente si sottintende per. Voi lo vedete qui il rapporto costante? Intanto la vedete la costante? È qui, è questa k. Per capirci, noi per costante intendiamo un numero. Un numero, punto. Quindi tu al posto di quel k puoi scrivere 2, puoi scrivere 3,5, puoi scrivere 20 milioni, puoi scrivere 5 terzi. Cioè al posto di quel k puoi sostituire un numero, punto, che rappresenta una costante, cioè un valore che non cambia. Voi lo vedete, ciao Enzo, complimenti per l'interrogazione. Lo vedete il rapporto costante qua? Cioè rapporto, scusatemi, domanda, rapporto, che vuol dire? In matematica cosa significa rapporto? Ciao Lucia, benvenuta. Cosa significa rapporto in matematica? Che operazione matematica è il rapporto? Alessio Fanigliuolo, divisione. Il rapporto è una divisione. E dove sta la divisione qua? Non ci sta, però guarda. Se io questa la scrivo in un'altra maniera, permettimi, prendo questa x e me la porto sotto la y, lo posso fare, quindi ho y fratto x uguale k, ecco che viene fuori la definizione. Rapporto costante, rapporto divisione costante. Wow, fantastico!
meraviglioso, stupendo. Ecco qua, questa viene chiamata, o meglio io la chiamo, mi piace chiamarla definizione operativa. Cioè io qua riesco a capire quello che sto dicendo. Ora state attenti, benissimo, avete individuato, ottimo, ottimo Alessio, ottimo Mattia, bravo Enea, brava Gaia. Quindi avete visto, se io la scrivo così, la cosa funziona. Ora, se al posto di Y c'è un'altra lettera, la T. E al posto di x c'è un'altra lettera, la v. T fratto v uguale k, t e v sono grandezze direttamente proporzionali perché il loro rapporto è costante. Al posto di k metti un numero, 7. T fratto v uguale 7, oppure se vuoi t uguale 7 per v, direttamente proporzionali, perché la forma, attento, attenta, attenti. La forma della formula è simile a questa, quindi è fantastico. Dice Alessio K rappresenta il coefficiente di proporzionalità diretta. A one has gaps. Adesso domanda, scendiamo ancora più giù nel nostro specchietto. Il grafico, cioè io ho sempre y ed x, state attenti. Questa si chiama variabile dipendente. Questa si chiama variabile indipendente. Perché tu sostituisci dei valori qua e ti costruisci la proporzionalità. E questa, i valori di questa della y dipendono dai valori che sostituisci nella x. Lo vedremo nell'esempio che faremo nella seconda parte della lezione. Nel piano tu metti qui la variabile dipendente, cioè la y, lo vedi? Qua sull'asse delle ascisse mi metti la variabile indipendente. Certo è facile, con y e con x è facilissimo. Ma se al posto di y e di x io ti metto altra roba, ti potresti confondere. Però lo vediamo nell'esercizio che faremo dopo. Domanda. Ah, ve la scrivo? No, non ve la scrivo, ve la dico. Tanto che sto facendo partire le telefonate. Bravo Alessio, aspetta. Non mi creare ansia, un attimo. Comincia a fare caldo. Come stanno i capelli? Stanno bene. Allora, che tipo di grafico otteniamo da due grandezze direttamente proporzionali? Via le telefonate! Alessio giustamente dice Seminetta! Rispondete, rispondete, che ci piace assai! Rispondete che ci piace assai, così fissate le idee in mente. Grafico a semiretta, retta che passa per l'origine, una semiretta uscente dall'origine degli assi. Fantastico, bravissimi. Campanella per Alessio, naturalmente, che è stato il primo. Din, din, din. Risposta esatta. Otteniamo qui un grafico che è fatto in questa maniera, cioè una semiretta passante per l'origine. Vi passo un'informazione bellissima. Tenetela a mente, se gli dite questa cosa alla professoressa di matematica o al professore di matematica, lo fate impazzire di gioia. Quello deve dire, Madonna santa, ma veramente, prendete un voto fantastico. Ascolta, questa te la dico, non era prevista. La pendenza di questa semiretta, quindi quanto è inclinata, dipende dal valore della costante. Maggiore il valore della costante, maggiore l'inclinazione. Questo viene chiamato coefficiente angolare della retta. Non lo dite a nessuno. Questo lo vedremo magari in qualche altra live in cui approfondiremo, diciamo, la geometria, tutta una serie di cose. Coefficiente angolare, dice Alessandro. Alessandro. Non era previsto, non voglio entrare troppo nel merito, non vi voglio complicare la testa, però sai che c'è. Se all'interrogazione al professore dici questa cosa, ci piace assai, ti farà like. Fantastico. Allora, vogliamo vedere degli esempi. Ora, invece di scriverli io, scusatemi, mi scrivete voi degli esempi che posso scrivere qua? Un paio di esempi di questa legge come legge di proporzionalità diretta. Vediamo, inventatevi dei valori di K e scrivetemi gli esempi. Via le telefonate. Ciao Joe, ciao Joey. Alessandro, ciao naturalmente. Benvenuti tutti. Mettete like, condividete, commentate. Io mi scordo sempre di dire queste cose. Allora, dai, scrivetemi degli esempi. Così li scrivo col pennarello sulla mia fantastica lavagnata. Vediamo
Federica mi ha scritto dei numeri, io voglio proprio degli esempi. Tieniti la x e la y, tieniti, proprio mi devi scrivere la formula di proporzionalità diretta. Non so se sono stato super chiaro nella domanda, forse no, ma non fa niente, al limite devi scrivere. Fantastico, Enea, Enea, tendendi. Enea scrive y uguale, aspetta che lo faccio, rispetto i colori, voglio rispettare i colori un attimo. Mi sembra molto bello. Mi scrive Enea, y uguale 3 per x. Io vi sto mettendo il colore al k, ma non fa niente, scrivete tutto con una penna, che ve ne frega. Leggo ancora, leggo ancora, leggo ancora. Domenico, y uguale 6x. Mattia, y uguale 4x. Lucia, fantastica, meravigliosa, dice V uguale I per R, però stai attenta Lucia, hai usato altre lettere, brava, ti voglio bene, ma al posto di quella I mettimi un numero, non mi lasciare I perché se no mi lasci tre grandezze, io ne voglio due grandezze, sono due grandezze direttamente proporzionali, ancora bellissima l'idea di Gaia, Y uguale un mezzo per X, perché dice Gaia? Mica qua ci deve essere per forza un numero intero, ci può essere anche una frazione. Va bene, ci piace. Ancora, ancora, vai, 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 vai. Bravissimo, Vinci. Ciao Vinci, ed è buono. Scrive Vinci, questo mi piace. Din din din, campanella per Vinci, la scrivo. A uguale 5 per L. Guardate, mi piace. I like it so much, wonderful. Lui dice, le due grandezze, lui o lei, dice, le due grandezze, bravo Vincenzo, fantastico, le due grandezze, A ed L. Che sono A ed L? Che me ne frega, non fa niente, sono direttamente proporzionali, perché guardate, il profilo, la formula è simile a questa. Guarda, chiaramente prendi L, te la puoi mettere qua sotto, hai A fratto L uguale 5, rapporto costante. È meraviglioso. Cioè tu guardando una formula già capisci quella è una proporzionalità diretta fra A ed L. Che cosa sono A ed L? Non lo so. Due grandezze fisiche? Due variabili matematiche? Quelle che sono sono. Io so che alla fine facendo il grafico io otterrò, qui metto A. Qui metto L, ti ricordi? La variabile dipendente la metti qua, quella indipendente la metti qua e otterrai una retta passante, una semiretta passante per l'origine. Punto, grandezza direttamente proporzionale. Fine. E questo ci va bene. Fantastici, ragazzi. Meraviglioso. Andiamo accanto. Chiara la proporzionalità diretta? Stiamo facendo un po', insomma, qualche passaggio di teoria, così per avere le idee tondeggianti. Vi piace? È chiaro? Che dite? Chiara, Chiara, yeah, dai, dai, scrivete. Dai, ragazzi, non siate timidi. Come dicono in America, don't be shy, just write. Chiaro? Chiaro anche agli altri? Fa caldissimo? Tutto a posto. Bravo, Enea, yeah. Scura. Adoro. Scura. Poi, allora, andiamo alla proporzionalità inversa. Beh, scusate, chi ce lo fa fa? Ragioniamo parallelamente. Siamo dentro, siamo nel mood della matematica, ci stiamo ballando, stiamo facendo una dance matematica fantastica. Andiamo alla proporzionalità inversa. Mi date la definizione di due grandezze inversamente proporzionali? Quando due grandezze sono inversamente proporzionali? Via le telefonate! Vai! Però che caldo che fa! Ma perché fa sempre caldo qui? Quando due grandezze sono inversamente proporzionali, mi scrive Alessio, quando una raddoppia e l'altra dimezza. Talking English, ok, so I can talk in English if you write in English, so ok, I can follow your answer if you want. So,
Sorry, your questions, and I can answer you. Posso risponderti, posso seguire le tue domande. Se una raddoppia, l'altra si dimezza. Va bene. Nessun altro ha qualche idea? Pam! Qualche idea scoppiettante? Because I like when you talk in English. Ok. I can switch. Sometimes I can talk in English and sometimes not. But I'm not sure that my audience are able... No, audience, it's singular, I suppose. I guess if my audience can follow me if I talk in English. Ok. Due variabili sono quando sono costantemente in rapporto ma in modo diverso. Due variabili sono direttamente proporzionali. Stiamo all'inversa, eh? Stiamo all'inversa, ragazzi, inversa proporzionalità. Se una triplica e l'altra diventa un terzo. Va bene. Gaia. Din din din. Quando il prodotto fra le due grandezze, puoi dire Gaia, è costante. E andiamo alla fantastica definizione. Due grandezze sono inversamente proporzionali quando il loro prodotto è costante. Ragazzi, per piacere, innamoratevi di queste due definizioni, perché non le dimenticherete mai, perché chiariranno tutta una serie di vostri dubbi. Quando il loro prodotto è costante. Prima era il loro rapporto, adesso è il loro prodotto. Domanda, parte la domanda. Che vuol dire in matematica prodotto? Quale operazione matematica è il prodotto? Domenico Centrone, din din din, campanella suonata, ammazza quanto siete veloci. La moltiplicazione, scrivetelo, va bene. Bravo Alessio, bravo R6S Propuls. Ok, Enea, fantastico, la moltiplicazione. Guardate la formula di x e di y inversamente proporzionali. Guardala un po'. Y uguale k fratto x. E ando sta sto prodotto qua? Non c'è sta il prodotto. Non c'è. Ma, come ho fatto prima, se io prendo questa x che sta qua sotto e me la porto qui sopra, lo posso fare? Lo posso fare? Se non te lo ricordi, riguarda come si fanno le formule inverse nelle mie fantastiche live delle formule inverse, una delle quali, bing, ti allego qua. Fantastico, meraviglioso. Se la x te la porti qua, ottieni y per x uguale, pennarello rosso, k. Lo vedi il prodotto fra le due grandezze che ti dà una costante, rapporto, costante, diretta. Prodotto, sto sputando tutto qua intorno, prodotto, costante, inversa. Mamma mia, che emozione. Legge di uguaglianza, sì, ci sono delle regole che possiamo applicare. Molto bene, passiamo al grafico. X, ricordati sempre, la variabile dipendente la metti sull'asse delle ordinate. Quella indipendente che a destra la metti sull'asse delle ascisse. Che tipo di grafico otteniamo? Via le telefonate. Non devo suonare il campanello, lo suono dopo. Via le telefonate, forza. Alessio. La prossima volta vi metto la maglietta, stop all'ansia. Mi sto facendo preparare le magliette, non vi preoccupate. Vedrete una serie di magliette e di occhiali molto strani da 2019, preparatevi. Ed è fantastico, io suono il campanello per un sacco di persone, Alessio, Lucia, Andrea, Domenico, Mattia, R6, Wanna Sgap, Sampantantum, Pram, Pam, Pam, Gaia, Enea, Marco, Ramo di Perbole, din, din, din. Campanello suonato, fantastici, facciamolo sto Ramo di Perbole, che ci piace assai, zrang. Questo è il tipo di grafico che ottieni, fantastico, e allora andiamo avanti, dai, 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 che siete dentro, siete nel mood, e allora ragazzi, mi fate qualche esempio di legge di inversa proporzionalità? Come prima, non mi ricordo chi è che aveva fatto questo, aspetta che lo vado a ribeccare, che mi piaceva assai, A uguale 5L, come ti chiamavi? Come ti chiamavi? Vinzi, Vinzi, come Vinzi qua, cambiate lettere, ma fatemi un paio di esempi, un esempio
di due grandezze legate dall'inversa proporzionalità. Dai, scriviamo un paio di esempi, che ci piace assai. Dai, dai. Sto un po' scemo oggi pomeriggio. Vabbè, ragazzi, è così. Che dobbiamo fare? Stanno comparendo. Mattia, guà! Federica, guà! Alessio, attento! Se noti, Alessio, guarda l'esempio che hai fatto. Assomiglia più a questo, perché c'è un perché non a questo. Enea, yeah! Vai, vai, vai! Fate gli altri! Fate gli esempi! Ci piacciono, questo z uguale 6 fratto g mi fa impazzire. Bravo Mattia. Sei Mattia, sì. Z uguale 6 fratto c, è vero? No, fratto g hai fatto, g. Ok, ma fantastico, ne prendo un altro, ne prendo un altro. F uguale... C'è qualcuno che... Vabbè, mettetemi, state mettendo tutti, anche Lucia, anche Vinci, state mettendo diverse lettere. Sto prendendo adesso, aspetta, che un attimo, mi sto incasinando, troppi com'è. Chi è che volevo prendere? Quella F, chi è che l'aveva scritta? Ah, Domenico, perfetto, prendo anche Domenico. F uguale, Domenico mi hai scritto prima che passi, 4 fratto S. 4 fratto S. Allora, che cosa sono z e g? Sono due grandezze, sono due incognite, sono due variabili, grandezze, sono due incognite, sono due variabili. Sono due grandezze fisiche? Sono, non lo so, sono due incognite matematiche? Va bene, sì, sono inversamente proporzionali. Perché così come l'abbiamo scritta, se questo g me lo porto sopra, diventa z per g uguale 6, prodotto costante. Se questa s me la porto sopra, f per s uguale 4. Fantastico, meraviglioso, stupendo. Avete capito la proporzionalità diretta e avete capito la proporzionalità inversa. Cioè, avete fatto una cosa meravigliosa, un passo avanti incredibile. Quindi, ragazzi, bravi, sono orgoglioso di voi. Attenzione, prima parte fatta. Passiamo alla seconda parte, facciamo qualche esercizio. Cioè, vediamo operativamente. Se un professore vi dà un esercizio da fare e vi dice di sviluppare l'esercizio, che tipo di esercizio vi potrebbe dare? Vi faccio vedere un paio di esempi. Va bene, ok? Chiara la proporzionalità inversa? Anzi, scura la proporzionalità inversa? Chiara o scura? Ci piace. Ci piace, ci piace. Ah, chiaramente, ovvio, qua insomma, pigliamo, non so, sto grafico qua, F in funzione di S, ramo di iperbole, via, e abbiamo la proporzionalità inversa, lo dobbiamo costruire. Mi dice Vinci, non ho ben capito. Allora, attento, ora che faremo l'esempio del Enea, yeah, adesso che faremo gli esempi numerici, tutto ti sarà un po' più chiaro, perché chiaramente questa è la teoria. Passiamo agli esempi numerici. Attenzione. Ok, allora esempi, esercizi oppure esempi, dai. Allora, intanto lavoriamo sull'esempio number one. Io ho scritto un esempio. Intanto, prima di passare agli esercizi, vi ricordo, vi faccio notare che ho allegato all'inizio di questa live. E che metto adesso qui in allegato, 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 va bene, scusate, pam, un sondaggio. Partecipate al sondaggio, ragazzi. Il sondaggio dice felicità. Lo trovate sulla i, guardate in alto nel video, c'è una i in alto a destra. Felicità uguale 5 per passione. Felicità e passione sono direttamente proporzionali o inversamente proporzionali? Partecipate a questo sondaggio. Ping! Forza, rispondete. Perché tu al posto delle variabili puoi mettere quello che vuoi, puoi mettere anche delle parole. E io ti ho scritto felicità uguale 5 per passione. Cliccate, partecipate al sondaggio. Clic, clic, clicchi, 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 clicchi. Vediamo un po' quello che viene fuori. Ok, facciamo l'esercizio numero 1. Allora, attenti. Esercizio numero 1. Intanto S uguale
5 mezzi per T. Io ti do questa formula e ti chiedo, numero 1, che tipo di proporzionalità c'è fra S e T? State attenti, queste sono proprio grandezze fisiche. Questa è una lezione trasversale, fisica e matematica, spazio e tempo, distanza percorsa e intervallo di tempo. Quindi c'è già della roba di matematica, di fisica anche, no? Allora fantastico, mi dicono, comincio a leggere da Alessio, sono direttamente proporzionali, direttamente Vince, Gaia, brava, bravo Enea, bravo, brava Federica, Mattia, yeah, 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 e addirittura ci dice Enea, e 5 mezzi sarebbe quella che abbiamo chiamato prima K, cioè la costante. Bravo Enea, come hai potuto vedere la costante non è detto che sia un numero intero, può essere anche una frazione, in questo caso è una frazione. Allora, vogliamo fare sviluppare questo esercizio? Costruiamo il grafico di S in funzione di T. Come si fa? Allora, state attenti. Per poter costruire, vi ricordate, variabile dipendente, variabile indipendente. Per poter fare questo, tu hai S, mi metti qua la dipendente e qua l'indipendente. Per poter costruire un grafico che io mi aspetto sia una semiretta passante per l'origine, un trucco, un'idea, insomma, vi do, costruisci una tabella. Con questa ti farai i valori, inventerai dei valori. Allora seguimi, attenzione. Cosa devi mettere nella tabella? Occhio. Qua mi metti la variabile indipendente, quindi la T. Qua mi metti la variabile dipendente, cioè la S. Ok? Poi che fai? Inventi 3, 4 valori di T, sostituisci ogni valore qui dentro e ti calcoli la S. Questa è una tecnica per poter costruire il grafico di proporzionalità. Allora, state attenti. Ovviamente, siate un attimo attenti, ho detto 54.000 volte attenti, a cosa devo sostituire a quella T? Sostituite dei numeri furbi, che vi danno poi dei risultati interi, non sostituite cose strane. Certo, Enea dice una cosa molto importante, dice Enea, ne servono 2 come minimo, bravo. Infatti in geometria si dice che per 2 punti passa una ed una sola retta, quindi Enea sarebbero sufficienti 2 punti. Noi ne troviamo 3, vogliamo farne 3, come diceva Totò, ma fa vedere che abbondiamo, va bene. Allora, primo numero che potete sostituire, guarda quanto è bello questa cosa qua, è lo 0. Se io dico, prendo T 0 come valore 0, se tu sostituisci 0 qua dentro, quanto ottieni per S? Via le telefonate? Mazza, manco il tempo di dire via le telefonate? Mattia ha risposto, però non suono la campanella, vediamo come rispondono gli altri. Sto zitto. Vai, rispondete. E allora devo suonare la campanella per Mattia, fantastico, perché stanno rispondendo tutti, 0! Mattia, perché se tu sostituisci 0 al posto di T, hai 5 mezzi per 0, ti dà 0. Bec, e metti lo 0. Questo è il punto A di coordinate 0, 0. Andiamo avanti. Guarda, io al posto di T ora sostituisco, guardami, 2. Non uno, ma due. Intanto perché sono libero di fare quello che mi pare. Io qua posso sostituire anche 8 miliardi, ma ovviamente non mi conviene, perché sennò dove lo vado a prendere il punto? A Roma? Se sostituisco 0, quanto ottengo? Pazza, Orlando HD, non sei HD, tu sei full HD. Orlando full HD, fantastico. 5, perché se tu sostituisci... Se tu sostituisci 2 qua dentro, 2 e 2 si semplificano, 5 mezzi per 2 ti dà 5. Fantastico. Questo è il punto B di coordinate 2, 5. Mi basterebbe? Mi potrei anche fermare. Prendiamolo un altro punto. Prendiamoci il fastidio. Sostituiamo, ad esempio,
10. Quanto tengo? Quanto tengo via le telefonate? Prossima volta metto un po' di musica. Sì, ci piace. Federica, din din din, 25. Infatti, questo è il punto C di coordinate 10, 25. Se tu sostituisci 10 qua, hai 10, si semplifica col 2, ti viene 5, 5 per 5, 25. Hai tre punti. Rappresentali. Allora, prendiamo ad esempio una scala di, che ne so, guardate, occhio, qui hai, diciamo che andiamo di 5 in 5, va bene? Allora, perché ho preso questo 10 che è abbastanza abbondante. Allora, io qua faccio 5, 10, 15, 20, 25. Io ovviamente non ho dei quadretti, anche qua. 5. Eccomi. Arrivo. Si è disconnesso e così a piacere. Ci sono, ditemi se ci sono, io mi sto vedendo. Allora, vedete? Ho rappresentato i tre punti: A di coordinate 0, 0, B di coordinate 2, 5, C di coordinate 10, 25. Ecco la mia retta. Ripeto, come diceva prima Mattia, possiamo anche prendere due punti. Punto e basta. Tanto voglio dire, si può rappresentare una retta, una semiretta, tranquillamente tramite due punti. Non c'è problema. Chiaro un esercizio sulla proporzionalità di retta? Va bene? Chiaro? Vediamo l'esercizio numero due. Intanto volevo ricordarvi che un annetto fa io ho fatto un'altra live, più o meno un annetto fa, sulle proporzionalità. Andatevela a vedere, ci sono tutta un'altra serie di esercizi che ho risolto in quella fantastica live che ho fatto un anno fa, ve la leggo qui. Ping! Fantastico. Andiamo all'esercizio numero 2. Esempio numero 2. Esempio numero 2. Attento, attenta, attenti. P per V uguale 20. Che tipo di proporzionalità c'è fra P e V? Che fra l'altro posso dire sono due grandezze fisiche, la pressione e il volume. Ok? Che tipo di proporzionalità c'è fra P e V? Tanto leggo. Io sto vedendo un po' più meno definito. Come si vede? Si vede bene? Ah no, si vede bene. Scusa, ero io che dal computer avevo probabilmente una connessione meno efficace. Perfetto, prendo il primo, Alessio, yeah, din din din, inversa. Senti, sentite, perché c'è proporzionalità inversa fra P e V? Mi dite perché? Ditemi perché, cioè voglio capire se avete capito, dai. Voglio capire se avete capito. Perché c'è proporzionalità inversa? Come fai a dire che c'è proporzionalità inversa? Dimmelo. Dimmi. Vai, Lucia, non ti preoccupare, tranquilla. Bravo Domenico, din 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 Domenico, dice Domenico perché individuo fra le due grandezze un prodotto, c'è un per che è uguale a una costante. Questo 20 è praticamente quella che avevo chiamato prima costante, prodotto costante, cioè praticamente Domenico hai applicato la definizione. Due grandezze sono inversamente proporzionali se il loro prodotto è costante. Fantastico. Allora agiamo nella stessa maniera di prima. Costruiamoci la tabella e costruiamoci il grafico. Sappiamo che dobbiamo ottenere un ramo di iperbole. Vediamo se è vero. Anche qui scegliamo delle, diciamo, dei numeri furbetti che ci possono far costruire il grafico con numeri interi. Vi faccio notare una cosa. Qui
questo tipo di formula operativamente non è comoda per poter costruire tabelle grafico, perché non hai la variabile dipendente da una parte e l'indipendente dall'altra. Allora sapete che facciamo? Usiamo l'altra formula, quella che avevamo visto, la formula di definizione. Questo P per V uguale 20, se prendo questa V e la metto sotto il 20, posso scriverla come P uguale 20 fratto V. Questa è la variabile dipendente che metterò qua e questa è la variabile indipendente che metterò qua. Fantastico. Costruiamoci la tabella. Ricordatevelo, metti la variabile indipendente a sinistra, quindi qua, V. Metti la variabile dipendente della quale ti devi calcolare i valori a destra, cioè P. Inventa dei valori. Anche qua abbondiamo, prendiamo un po' di valori, prendiamone 4 magari, eventualmente. Però ditemi che valori dobbiamo prendere. Allora, qual è il primo valore che prendereste? Attenzione, perché ce n'è uno molto pericoloso, che non va preso, obiettivamente. E chi conosce, diciamo, molto bene la matematica a livello di divisioni, eccetera, eccetera, insomma, che prendereste come valore di V? Mi dice Nea 0, 0. No, sai perché? Perché 20 diviso 0 non è accettabile mentalmente come cosa, cioè ottieni una cosa che viene chiamata infinito e che per la mente umana non è concepibile. Accomodati su valori più comodi. Guardate, li sto leggendo, c'è chi suggerisce, Alessio, Domenico, Vinci, Gaia, dicono prendiamo 20, prendiamo 10, prendiamo 5, prendiamo 2, cioè fatemi dire, prendiamo i divisori di 20, segnatevela questa cosa, è fantastica. Per prendere questi valori, pensa ai divisori, che sono comodi, sono comodissimi, fantastici. Allora, per esempio, prendiamo 1 come divisore. Quindi se V vale 1, domanda, via le telefonate, quanto vale P? Quanto vale P se V vale 1? Brava Federica, yeah, din din din, 20, fantastica. Certo, perché se tu sostituisci 1 al posto di V, hai 20 diviso 1, che fa 20. Quindi questo è il punto A, di coordinate, 1, 20, via. Prendiamo 2, anzi prendiamo 4, prendiamo 4 come valore di V. Se prendo 4, beh dai, forza, dai, dai. Dai, quanto vale P? Dai, vai, bravo Andrea, din din din, vale 5, fantastico, perché se prendo 4, metti 4, prendi 4, mettilo qua, 20 diviso 4, 5, quindi P vale 5. Beh, naturalmente, se prendo 10, ottengo 2, se prendo 20, ottengo 1, quindi ho ottenuto i punti B, il punto C e il punto D. Andiamoceli a trovare, vediamoli un po'. Facciamo magari un grafico pochettino più grande, perché me lo posso permettere? Sì, certo. Allora, vediamo se posso arrivare qua. Allora, abbiamo detto P di qua e V di qua. Andiamo di 2 in 2? 2, 4, 6, 8, 10, quanto vale? Via, arriva. No, non posso andare di 2 in 2, andiamo di 4 in 4. Non posso andare di 2 in 2. Sul passo dovete essere molto accorti sui numeri che ottenete. Allora, facciamo di, dai, di 5 in 5, dai, 5, 10, 15, 20. Stiamo andando di 5 in 5, eh? 5, 10, 15, 20. Voi che avete il quadretto potete prendere per esempio 5 quadretti in 5 quadretti, 5 quadretti, 5 quadretti, così siete più precisi. 5, 10, 15, 20. Troviamo i 4 punti. Allora, vado, punto A di coordinate, 1, 20. L'1 è molto molto vicino qua, perché l'1 è qui. Lo vedete? 1, salgo, ta 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 ta, 20. E qua è il punto A. B di coordinate, 4, 5.
4 è qui. Appena, appena, appena prima di 5. 4, 5 è qua. Eccolo qua il punto B. C di coordinate 10, 2. 10 è qua. E 2 è qua. Il 2 è qui sotto. C di coordinate 10, 2. E B e D di coordinate 21. 20 è qua. 1 è proprio qua attaccato. Eccolo qua, D. Unisco. Faccio vedere col rosso. Si vede ad occhio, vedete? Guardate il ramo di iperbole, guardalo, vedi? Lo faccio con le mani, lo vedi? Unisco. Eccolo qua. Meraviglioso, ramo. Yeah, Enea, Enea. Ci piace. E abbiamo ottenuto il nostro ramo di iperbole. È chiaro? Meraviglioso, che vuoi più della vita? Un lucano. Wow, ragazzi, abbiamo fatto quest'altra live lunghissima. Ma perché non riesco a fare delle live più corte? Che tragedia, Madonna Santa. Mi auguro siate stati bene in mia compagnia. Abbiamo visto la proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa. Avete votato il sondaggio? Dai, dai, votate il sondaggio. Vedo un po' di gente ha già votato. Yeah, continuate a votare. Vediamo questa. Questo è il mio motto di vita. La felicità, se ci metti 5 volte la passione, la tua felicità diventa 5 volte più efficace e ti aiuta 5 volte a vivere con grande energia. Quindi è vero, la felicità è uguale a 5 volte per la passione. Vi voglio un gran bene, ragazzi, vi ringrazio tanto, tanto, tanto per essere stati in mia compagnia. Mi auguro questa lezione possa essere positiva per le vostre interrogazioni, per i compiti in classe, per tutto quello che farete a scuola, ma non solo, per capire meglio la proporzionalità, per guardarvi intorno e scoprire quante proporzioni ci sono intorno a noi, quante grandezze fisiche dipendono una dall'altra in maniera proporzionale. Ti ringrazio, Enea, grazie, ti ringrazio. Io mi piacerebbe essere professore di tutti quanti, ma in fondo lo sono, mi seguite in YouTube, quindi è come se fossi il vostro docente. Sono sempre contentissimo di ricevere questi messaggi perché mi caricano tanto. Diciamo che la mia carica è direttamente proporzionale a tutte le cose bellissime che vivo con voi. Bene, non posso che darvi appuntamento a martedì prossimo per la live di fisica. Non spoilerò nulla, non dico quale sarà l'argomento, seguitemi, ma sarà molto interessante. Just curious, or no, Italian sound like as a Portuguese speaker I can understand quite a lot. Wow, yeah, Evanilde Bar. Grazie. I'm very proud of myself, so I suppose, I guess that my Italian, when I talk, as I talk Italian and you are understanding me, so it's it means that my Italian is quite good. And so I talk not so fast, not so quickly. Grazie mille. It's a very, very interesting thought that you shared with me. Thank you so much. Very proud of myself and of you as well. Ok ragazzi, è fantastico, tutto questo è meraviglioso, questo è il mondo, questo è il grande mondo, che vi lascio, sorpresa, con due video fantastici di trucchi di matematica, guardatevi questi due trucchi di matematica, alla prossima, ciao, 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 ciao.